Ciao a tutti, nel video di oggi mi piacerebbe consigliarvi la serie videoludica The Witcher con protagonista lo Strigo, ovvero il cacciatore di mostri, il grande e carismatico Geralt di Rivia, veramente un bel personaggio per questa bella serie di giochi di ruolo, una serie veramente molto bella che mi è piaciuta molto a partire dal primo episodio, ora li vedremo in breve insieme tutti fino poi ad arrivare al terzo e finora ultimo capitolo della serie, uscito su tutte le piattaforme, veramente una serie molto ben fatta che ci spingerà a prendere anche diverse scelte etiche e morali che avranno poi delle ripercussioni effettive nel corso della storia, anche se a differenza di altri giochi di ruolo come Fallout, ad esempio, piuttosto che Skyrim, la storia è in questo senso molto più guidata in realtà, poiché è ispirata da una serie di romanzi di uno scrittore polacco, Andrzej Sapkowski, fra l'altro a sua volta molto carini, che mi piacerebbe consigliarvi se volete avere una visione d'insieme più ampia e globale della serie di The Witcher. Vi consiglierei anche i libri che ora vi vado brevemente a mostrare. Questo è il primo episodio scritto da Andrzej Sapkowski, ovvero Il guardiano degli innocenti. Geralt è uno strigo, un individuo più forte e resistente di qualsiasi essere umano e si guadagna da vivere uccidendo quelle creature che sgomentano anche i più audaci, demoni, orchi, elfi malvagi. Strappato alla sua famiglia quando era soltanto un bambino, Geralt è stato sottoposto a un durissimo addestramento, durante il quale gli sono state somministrate erbe e pozioni che lo hanno mutato profondamente. Non esiste guerriero capace di batterlo e le stesse persone che lo assoldano hanno paura di lui, lo considerano un male necessario, un mercenario da pagare per i suoi servigi e di cui sbarazzarsi il più in fretta possibile. Anche Geralt, però, ha imparato a non fidarsi degli uomini. Molti di loro nascondono decisioni spietate sotto la menzogna del bene comune o diffondono ignobili superstizioni per giustificare i loro misfatti. Spesso si rivelano peggiori dei mostri ai quali lui dà la caccia, proprio come i cavalieri che adesso sono sulle sue tracce, hanno scoperto che Geralt è gravemente ferito e non vogliono perdere l'occasione di eliminarlo una volta per tutte. Per questo lui ha chiesto asilo a Neneke, sacerdotessa del tempio della dea Melitele e guaritrice eccezionale, nonché l'unica persona che può aiutarlo a ritrovare Yennefer, la bellissima e misteriosa maga che gli ha rubato il cuore. Questo era il primo episodio scritto da Andrzej Sapkowski. Vado a mostrarvi in breve gli altri, La spada del destino. Abbiamo una serie di racconti brevi e poi un ciclo di romanzi. Proseguiamo con Il sangue degli elfi, Il tempo della guerra, Il battesimo del fuoco, La torre della rondine e La signora del lago. Questi sono i libri dello scrittore Andrzej Sapkowski, da cui la software house CD Projekt Red ha tratto la serie videoludica The Witcher. Diventa Geralt, un leggendario cacciatore di mostri rimasto invischiato in una ragnatela di intrighi tra diverse forze che lottano per controllare il mondo. Prendi decisioni difficili e affrontane le conseguenze in un gioco che ti immergerà in una storia straordinaria come non mai. Questo è il primo episodio uscito su PC, The Witcher. Qui ha fatto seguito questo bellissimo episodio che è The Witcher 2, Assassins of King, un episodio che a me è piaciuto veramente molto. Molto bello questo The Witcher 2, ci sono diverse scene veramente molto suggestive, anche questo ci porterà a prendere diverse decisioni. Ci saranno anche alcune tematiche come il razzismo, l'emarginazione, altre tematiche sociali che verranno trattate all'interno di questo bel capitolo della serie. Arrivare poi al capolavoro The Witcher 3, dove CD Projekt Red si è veramente superata realizzando questo piccolo gioiello. Veramente un bellissimo capitolo. Diventa un Witcher, uno degli ultimi cacciatori di mostri di professione. Trova la fanciulla al centro di una profezia e dotata di un potere immenso, in grado di distruggere il mondo intero, attraversa regni devastati dalla guerra e uccidi creature leggendarie, esplora città brulicanti di corruzione e salpa per isole incontaminate, abitate da marinai guerrieri. In un mondo che scivola nel caos, le tue azioni faranno la storia. Questa è la trama in breve del terzo capitolo di The Witcher. Ci saranno nel terzo capitolo della serie The Witcher anche dei riferimenti ai vari libri che vi ho brevemente mostrato poc'anzi. Ci saranno alcuni riferimenti ad alcuni episodi, che per esempio riguardano Geralt e Yennefer, un personaggio fondamentale della saga letteraria, ma anche ben importante nella serie videoludica. La serie The Witcher ha avuto anche una sua trasposizione in live action, ecco qui il DVD della serie. So che è in produzione al momento una nuova serie della saga dello Strigo di Geralt di Rivia di The Witcher. In conclusione, vorrei consigliarvi questo bellissimo libro, una guida al mondo di The Witcher, dove potrete così scoprire molto meglio la storia dietro la saga videoludica The Witcher.
Scoprite i segreti di un mondo di mostri e cacciatori. Lasciatevi guidare dai più fedeli alleati di Geralt in uno straordinario viaggio nell'universo di The Witcher. Questo volume raccoglie le illustrazioni più affascinanti e le descrizioni più approfondite dei luoghi del videogioco, delle terribili creature che li abitano e delle micidiali armi utilizzate per combatterle. È un compendio ideale della saga di The Witcher, oltre che un oggetto immancabile nella collezione di qualunque appassionato dell'epica fantasy e dei misteri più oscuri. Eccolo qui il libro, la guida alla saga The Witcher, il quale, come potete vedere, contiene delle bellissime illustrazioni. Questa invece è la statua che rappresenta il nostro protagonista della saga, Geralt di Rivia. Ecco qui Yennefer, un altro personaggio, come detto, molto importante all'interno della storia di The Witcher. Bene, con questo perciò concludo, riepilogando, vi consiglio questo bel libro, La guida al mondo di The Witcher. Qui abbiamo la trasposizione in live action. Questo è il primo episodio della serie videoludica realizzata da CD Projekt Red. Il bellissimo The Witcher 2 è il terzo capitolo, di cui ho anche questa bella steelbook, molto bella. E naturalmente anche i vari libri che compongono la saga letteraria scritta dal grande Andrzej Sapkowski. Perciò, se amate il dark fantasy e questo genere di storie tra elfi, streghe e cacciatori di mostri come il nostro Geralt, vi consiglio caldamente di riscoprire questa bella serie di giochi di ruolo e anche i racconti brevi e i romanzi che compongono l'opera letteraria di The Witcher, in attesa anche della prossima serie che so essere attualmente in fase di produzione dedicata al mondo di The Witcher. Con questo perciò anche per oggi vi saluto, vi rimando ai miei prossimi video. Ciao a tutti e lunga vita e prosperità.